Cioè, credo anche. quanto pesa ve l'abbiamo già chiesto? 34. Non so. Figlio. Ok, siamo Più o praticamente meno come di il nuovo mio. live. Ok, siamo Io di nuovo credo che. live. Vai, vai, Il vai. mio. Scusate, ci risiamo. Ovviamente si va in fuori onda, si parla di cani. Ora siamo di nuovo in onda, vero? Sì, siamo di nuovo in onda e voi continuate pure a interagire, io cerco di girare il link E lei puoi fare tutte le domande che vuoi. a chi abbiamo lasciato di là. Ok. No, io stavo solo dicendo che anche il mio pesa più o meno 34 kg. Il problema è che non dovrebbe pesarne così tanti. E che cane È un incrocio di Beagle. è? Ah, caspita! Allora bello così. E praticamente è tipo, è un Beagle alto, Ah, bellissimo. però è anche abbastanza pieno, diciamo. Beh, guarda, io li preferisco i cani un po' cicciottelli. No, ma il suo problema è che con l'età proprio si è seduto, cioè adesso non dorme tutto il giorno praticamente. Quando l'ho portato a casa dal canile sembrava un indemoniato, non stava mai fermo. Adesso, boh. Quanto ha? Vabbè, io, visto che siamo poi sul tema cani, allora farò una domanda. Vai, Va spara. bene. Come è impegnativo viaggiare con un cane? O nel senso è una cosa che avete dovuto imparare a fare in generale con gli animali? Vedete che ci sono dei problemi o no? Allora, guarda, io ti posso dire che intanto Thor è un personaggio anomalo, sui generis, perché è un bambino nel corpo di un cane. Al di là del fatto, allora, lui è un boxer, quindi sono cani con una serie di problematiche di salute, per cui fino a un anno fa noi gli facevamo la dieta casalinga, quindi questo comportava che gli dovessimo cucinare tre pasti. E quindi dovevamo sempre scegliere delle strutture o che fossero tipo delle case oppure degli hotel che avessero a disposizione tipo il frigo bar dentro cui noi mettevamo le cose di Thor e poi ci portavamo dietro una piastra e cucinavamo sul balcone o in bagno. Quindi c'è Minchia. delle dinamiche e limiti sono successe delle cose ai limiti Sì, dell'incredibile che non vi che racconteremo in non, no, diretta, non ma in racconteremo in privata diretta. sede magari. E adesso che Thor per motivi di salute è passato delle crocchette particolari, ovviamente le modalità di viaggio sono molto più easy, nel senso che prestiamo meno attenzione a certe dinamiche. Certo è che se viaggi con un cane, ed è soprattutto un cane delle dimensioni del nostro, allora in alcuni paesi hai delle difficoltà importanti. Per esempio, tra i due paesi meno dog friendly in assoluto in cui siamo state con lui ci sono la Spagna e il Portogallo. Portogallo proprio tragedia totale, non te lo accettano neanche nelle distese all'aperto per farti Ma capire. veramente? Sì, Spagna un pochettino meno perché lo spagnolo comunque è un po' romagnolo, quindi tende sempre a venirti incontro, però è molto difficile trovare strutture dog friendly. Mi è capitato di pagare strutture dog friendly in cui il fatto solo che Thor respirasse implicava pagare 30 euro al giorno solo di Thor, cioè è un po' complicato in base a dove vai. Poi Thor ha viaggiato tanto, ad esempio, quando siamo state con lui in Germania, in Austria, in Croazia, lì non abbiamo mai avuto problemi. Quindi chiaramente dipende un po' da paese a paese. Da questo punto di vista, in Italia siamo molto avanti, nel senso che Thor ha viaggiato praticamente tutta l'Italia con noi. E non abbiamo, a parte in certe zone delle Dolomiti, che sono ancora poco dog friendly, nella stragrande maggioranza d'Italia, anzi, non ti fanno grossi problemi. Che non avrei detto. Sì, invece da questo punto di vista, sì, devo dire la verità, siamo abbastanza fortunati. Sì. E l'altra cosa è viaggiare, uno, devi vedere quanto il tuo cane regge il viaggio, perché ci sono dei cattivini che. Ad esempio, addirittura soffrono l'auto o Il fanno. mio tipo soffre Vedi, l'auto. ci sono, e poi ci sono anche dei cagnolini che se gli cambi spesso il contesto domestico fanno un po' fatica. Thor, noi lo abbiamo, secondo me, traumatizzato col primo viaggio perché aveva 4 mesi e l'abbiamo portato in viaggio per 20 giorni da Reggio Emilia a Porto in auto, cambiando gli hotel ogni notte. Sì. E Thor ha retto benissimo perché è straordinario, però diciamo che i mesi successivi, quando captava che si andava in viaggio, era un po' così.
abbiamo ritarato il modo di viaggiare, non come delle psicopatiche, ma magari con delle tappe un po' più lente, eccetera, e negli ultimi anni è diventato un viaggiatore straordinario. Cioè, quest'estate abbiamo viaggiato quasi 2 mesi sempre con lui, con qualche tappa a casa. Però siamo molto fortunate perché lui è veramente un cane che si presta ai cambi di contesto, non somatizza e comunque ti fa rivalutare un'idea di viaggio un po' diversa, perché noi prima andavamo a macchinetta, macinavamo chilometri senza mai fermarci, un po' come delle psicopatiche. Adesso invece con Thor abbiamo capito che rallentare un attimo e goderci il tragitto e non solo l'arrivo è tanta roba. Però principalmente viaggiate in macchina. Beh sì, Sì. per forza, perché non Con imbarcherei tutta. mai fuori in aereo. Ok. Sì. Quindi viaggiate leggere, ma con 34 kg di cane. E con 2 valigie anche di Beh, cane. E esatto, valigie diciamo di che noi viaggiamo leggere, Thor viaggia molto pesante. Sì, perché poi i giochini, gli asciugamani. Ma Eh. vuoi lasciare a casa i giochini? No, secondo te. Mangiare e le medicine perché se ci viene un acciacco e il cortisone perché Thor è allergico alle punture di api, cioè ce l'abbiamo tutte, insomma. Amorino. Sì. Tra l'altro, se non ho capito male, domani siete in partenza o sbaglio? Sì, ma guarda, domani in realtà andiamo a fare proprio una toccata e fuga in zona Colli Euganei. Perché era una zona in cui andavamo spesso prima che arrivasse Thor e abbiamo trovato questo agriturismo. Andiamo a farci una giornata e mezzo di stacco post Sì. ansia da sito, immerse nella natura dei Colli Euganei. E forse se riusciamo andiamo a vedere un paio di cose d'arte, ma se ce la facciamo. Sì, Quindi diciamo è più una che vacanza. sì, no, domani è proprio vacanza al Sì, è un po' 100%. di detox. No, ci sta, ci sta. Io a proposito di questo ho una domanda. Come Dici tutto. scovate i posti in cui andare? Perché voi ne parlate alla gente, la gente li scova e poi va, ok. Ma voi da sole come li scovate? Allora, facendo tantissima ricerca, tanta, 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 tanta ricerca, cioè diciamo che la ricerca pre-viaggio è la cosa a cui dedichiamo più tempo, forse. Ricerca sia online, sia tramite libri, guide di viaggio cartacee che abbiamo in casa. E cerchiamo, cioè, una volta identificata la zona, andiamo alla ricerca di tutto quello che può rientrare nei nostri interessi, quindi progetti di street art, musei di arte contemporanea, gallerie, se ci sono progetti di riqualificazione di ex zone industriali che adesso magari sono adibiti a co-working o comunque spazi per l'innovazione e così via. Quindi andiamo a cercare tramite queste parole chiave di fatto che cosa esiste sul territorio. E poi facciamo ricerche Okay. anche ovviamente tramite i social, tramite Instagram. Andando magari a cercare per hashtag determinate tematiche o determinate zone che vogliamo visitare. Però sì, la ricerca è molto lunga e molto articolata e molto spesso in realtà troviamo cose direttamente mentre siamo sul territorio, cioè perché nessuno magari ne ha parlato. E poi il consiglio è anche di fare molta ricerca in lingua inglese Sì. perché spesso e volentieri cioè cercando con le lingue straniere hai la possibilità di trovare anche posti di cui diciamo in Italia non si parla a livello di redazionali o cose del genere e poi anche a volte cerchiamo posti di cui troviamo anche solo delle recensioni o che appunto poi andiamo a ritrovare tramite i social e la cosa che facciamo poi è mandare email per chiedere approfondimenti, mandare messaggi. Quindi sì, diciamo che la preparazione di un viaggio, parliamo di un viaggio normale, come può essere quello di una settimana, non di un weekend light, un Sì. paio di settimane ce le richiede di ricerca. Wow. E con il cane, cioè se andate in un museo con il cane come fate? Guarda, ci gestiamo in modo molto Ce lo chiedono in semplice. tantissimi In questo. realtà, in modo semplicissimo. Allora, una entra nel museo e una sta fuori con Thor e lo porta in giro. Se il museo vale la pena, dopo ci si inverte. Quindi quella che l'ha visitato sta fuori con Ok. Thor e quella che non l'ha visitato entra. Sì. Se il museo non è così sbalorditivo, lo racconta quella che c'è stata dentro e l'altra, cioè ci alterniamo e l'altra ne visiterà un'altra e così via. Se ad esempio il museo è o la galleria, eccetera, è in una zona un po' periferica, come ci capita molto spesso, c'è un parcheggio e
c'è la situazione per poterlo fare, perché magari con noi c'è anche qualcun altro, nel caso lasciamo Tora quella persona e entriamo entrambe, una fa una visita un po' rapida e l'altra invece fa una visita un po' più prolungata. Di solito più o meno le modalità sì. sono queste. Esatto, ci sono alcuni musei che hanno iniziato ad erogare servizi dog friendly, con ad esempio dog sitter che ti tengono il cane durante la visita. Noi non li abbiamo ancora testati personalmente, però ad esempio su Instagram ci sentiamo con delle ragazze che erogano questo servizio su Napoli e sappiamo che è estremamente valido. Anche a Bologna c'è? Anche a Bologna, sì. E poi ci è capitato anche di avere la fortuna di visitare alcuni musei con Thor, perché sì, erano musei dog friendly, uno era il Museo delle Relazioni Interrotte a Zagabria, ci è capitato con alcuni musei che diciamo avevano una parte all'esterno, anche a Roma, al MAM di Roma. Ad esempio, un'altra cosa interessante, io sbaglio sempre il nome, Officine Fotografiche, sì, giusto? Officine, okay. Fotografiche. Officine Fotografiche a Roma, che è questo museo di fotografia che fa anche corsi, eccetera, ad esempio organizza mostre e anche loro permettono l'ingresso ai cani. Quindi ci sono anche varie realtà culturali che si stanno aprendo a questo. Io devo dire la verità, nonostante io abbia un cane, in certi ambienti Thor, anche se fosse possibile, non lo porterei, perché comunque è un cane abbastanza grande che se si scuote lancia banalmente bava e caccole addosso ai muri. Sì. Mi sentirei proprio a mio agio, però sì. per chi magari ha il classico cagnolino che può tenere anche in braccio, eccetera, non sì. vedrei la problematica nel permettere di portare. Beh, il chihuahua da borsetta, diciamo. Milano, ma mille quello è palesemente da museo. Esatto. Non è neanche un cane. Cioè è un accessorio da museo il chihuahua. I cagnolini che potrebbero assolutamente entrare in un museo senza dar nessun fastidio, questo non è sì. torto. Ok, no, ma ve l'ho chiesto perché appunto io vedendo il mondo sempre riflesso attraverso il mio cane, che è una specie di vitello. no, cioè poi Fra e Cri che lo conoscono possono confermare, la creatura più sgraziata che esista, cioè è proprio... E quindi insomma ecco io non lo porterei, ma non lo porto neanche al bar per dire, cioè, perché a parte che lui odia sì. è più asociale di me, quindi non gli piace stare nei bar, nei ristoranti, odia tutti. Lo capisco. Però sì, no è vero, forse nemmeno io lo porterei. Sì, guarda, lì dipende da cane a cane. Ad esempio Tori, il cane più socializzato della storia, lui ad esempio adora andare al bar, adora andare nei ristoranti, però sì, in certi tipi di musei soprattutto io non sarei convinta di portarlo. No, no, neanch'io, sono d'accordo. Bene. Ok, grazie. Ma di che, figurati. Comunque, già amiamo il tuo cane, anche se non lo conosciamo. Ma vi giriamo una foto di Tac. Assolutamente. Si chiama Tac, poverino, ma è purtroppo... Adoro Tac. Riceverete un contenuto strano per email ed è la foto del cane di Elena. Nella spam. Esatto. E, comunque, mi dispiace interrompere il discorso cani. Se volete possiamo fare un secondo episodio su arte, viaggio e cani. E io avrei una domanda sui vostri viaggi, perché voi viaggiate praticamente, non so in che percentuale durante l'anno siete più in viaggio che a casa. Beh, cioè penso sì. che stiate via tanti mesi all'anno. Ma allora, non è una cosa continuativa, cioè solitamente comunque il periodo più caldo dell'anno è tra la seconda metà della primavera, l'estate e l'inizio dell'autunno. Sì, fai più o meno da aprile, maggio, settembre, ottobre. Esatto, sono proprio i mesi clou in cui viaggiamo di più per progetti di content creation, quindi per lavoro banalmente, o per nostri viaggi di piacere, quindi okay. c'è un periodo proprio invernale pieno, quello un po' più tranquillo. Ok, quindi dal 2016 diciamo che di viaggi comunque ne avete collezionati. Sì, sì, abbiamo fatto il conteggio, abbiamo anche da qualche in qualche nostra biografia abbiamo anche scritto il numero di paesi che abbiamo visitato, abbiamo identificato più o meno il numero di musei, fondazioni. Ma sì, ma così. Sono quelle robe da trarre il blog, però tipo più 25 paesi. Vabbè, adesso non ce li ricordiamo, però da qualche parte le abbiamo scritte. Cioè avete flexato i paesi.
praticamente. Esatto. E, no, la mia domanda in realtà è se per caso c'è un viaggio che avete fatto che ricordate con maggiore piacere rispetto agli altri per qualche motivo. Cioè, se c'è qualche viaggio che vi è rimasto di più. Cioè, vai col tuo, io vado col mio. Ok, beh, in realtà, sarò sincera, ce ne sono parecchi che sono particolarmente rimasti impressi e a cui sono molto affezionata. Di viaggio insieme, allora, fatti insieme, perché noi viaggiamo da prima che ci conoscessimo anche, fatti insieme sicuramente un posto nel cuore lo occupa il nostro primo viaggio che abbiamo fatto, un on the road in Turchia di 10 giorni, bellissimo, e veramente molto bello, che ci ha portato da Istanbul alla Cappadocia con un viaggio in auto attraverso il paese, stupendo. Poi siamo sbucate dalla costa di Pamukkale e siamo ritornate ad Istanbul. Efeso anche. Efeso, esatto. Un viaggio stupendo, meraviglioso, veramente con delle atmosfere che non mi dimenticherò mai. E invece da sola sicuramente un viaggio che ho fatto in Australia nel 2000, tra 2012 e 2013, di sette mesi in Australia, in cui sono stata 4 mesi a Melbourne, 2 mesi in giro in van, vivendo proprio dentro a un van, e 1 mese in fattoria per fare un'esperienza di woofing, si chiama, quindi mi ospitavano gratuitamente in cambio di lavoro in fattoria. E quello mi ha sicuramente cambiato la vita, anche perché l'ho fatto subito dopo la laurea, ed era subito dopo la laurea sono partite, quindi è stato il mio, diciamo, un momento di passaggio dall'età, dalla fanciullezza all'età adulta, dai, mettiamolo così. C'è un sacco di gente che torna cambiata dall'Australia. Mi è capitato di conoscere diverse persone che poi sono andate a vivere lì, nel senso non riuscivano a stare in Italia. Beh, guarda, ti dico solo che uno dei miei migliori amici, che è partito insieme a me, non è più tornato da allora, vive là, fa lo chef, si è sposato, ha avuto una bimba, e da quel 2012 io sono tornata in Italia e lui non è più tornato, quindi sì. E invece Anna, se hai un viaggio del cuore... Allora, forse per me è stato, vabbè, oddio, visto il momento storico, però in realtà è giusto dirlo, per me è stato il viaggio che abbiamo fatto on the road dall'Estonia alla Russia, quella per me proprio a San Pietroburgo, per me quello è stato uno dei viaggi che più mi ha segnato in assoluto, proprio perché... cioè sono arrivata sia dall'Estonia che dalla Russia, che erano due paesi completamente diversi da, diciamo, l'Europa a cui siamo abituati noi, e San Pietroburgo, che era assolutamente fuori programma rispetto a quel viaggio, perché doveva essere un viaggio esclusivamente nelle Repubbliche Baltiche. Poi io mi sono resa conto che San Pietroburgo sarebbe stato fattibile, e ho detto no, dobbiamo aggiungerlo, perché uno dei miei sogni era visitare l'Ermitage, e mi ricordo quando sono arrivata, cioè in piazza dell'Ermitage, e mi sono messa a piangere quando ho visto l'Ermitage davanti. Quindi quello è il viaggio insieme che più di tutti forse ricordo, anche se è più che altro una tappa del viaggio, non il viaggio intero. E stesso discorso, perché io forse ragiono più sul momento che sull'esperienza complessiva. Ero da sola, appunto, non c'era Anastasia, e ho fatto questo viaggio on the road di quasi 1 mese da Los Angeles fino a Vancouver in Canada, e con varie tappe, tra cui San Francisco, i parchi, Seattle, eccetera. E quando sono stata a Los Angeles, che ho raggiunto San Pedro, che è uno dei quartieri messicani di Los Angeles, e sono riuscita a trovare questo cimitero, c'è questo albero incredibile in questo cimitero, che mi ricordo che ho fotografato e ho stampato la foto, e lì sotto c'è seppellito il mio scrittore della vita, che è Charles Bukowski. E praticamente io mi ricordo che sono stata lì seduta sulla tomba in cui avevano appoggiato milioni di bottiglie di scotch e pacchetti di sigarette e io sono stata lì e mi sono riletta qualche passo dei suoi libri, e poi me ne sono andata e sono tornata in downtown. E quello forse è un altro è un altro ricordo che non mi toglierà mai dalla testa nessuno. Wow. E pensate, cioè, queste esperienze che avete fatto in viaggio, quanto fanno parte di voi oggi? Nel senso, quanto vi hanno cambiato? Tantissimo. Cioè, il viaggio ha il potere meraviglioso di plasmare proprio la tua vita e la persona che sei in quel momento e che diventerai. Quindi
personalmente, ma penso che anche Anna sia d'accordo, ci hanno cambiato diametralmente. Cioè, io dopo l'Australia, durante e dopo l'Australia, ho avuto un approccio proprio a sia la quotidianità, sia la gestione di alcune piccole cose, che alla visione globale della vita molto diverso. Ma anche solo, cioè vi dico, siamo rimasti a piedi nel mezzo del deserto, abbiamo bucato una gomma col van, nel mezzo del deserto, in un luogo in cui non prendeva il telefono, quindi anche capacità di problem solving, che detta così dici oddio che cosa succede, invece lì mi sono resa conto che, cioè, sono riuscita a mantenere la calma e a trovare una soluzione utile per uscire da quel momento lì, quindi sicuramente ti cambia. Ovvero? Beh, ho fatto l'autostop per andare nell'area di servizio più vicina, che era 80 chilometri. Però ho preso una macchina di due ragazze, quindi ero più tranquilla. E torno, ho rifatto l'autostop con una famiglia australiana che faceva troppo ridere, mi sentivo in un telefilm, tipo. E madre, padre, tre figli, tipo, sembravano messi in ordine di altezza, quindi il figlio un po' più grande, la figlia piccola ha fatto tutto il viaggio ad osservarmi, tipo, ma proprio ininterrottamente ce l'avevo di fianco, sai quando hai gli occhi così. Cioè, mancava che mi toccasse anche con il dito per dire cosa sei. Esatto, però carinissimi, mi hanno riscarrozzato indietro dal van, in modo che io all'area di servizio potessi telefonare al carro attrezzi e poi ritornare alla macchina per aspettarlo. Quindi quando magari mi sento in una situazione di complessità da gestire, ripenso a quel momento e dico, dai, se ci sono saltata fuori a quel momento, ci posso saltare fuori anche da altri. Miseria, ci credo. No, secondo me, al di là di quello, è proprio che come fai a sapere che quello che stai vivendo e quello che stai pensando ti va bene, se non ti anche. Sei posto in situazioni fuori dalla tua comfort zone e se non hai visto come funzionano paesi completamente diversi dal tuo. Vero. Cioè, questa è una delle cose che per me, cioè, quando si dice devi andare a studiare, per amor di Dio, lo studio è importantissimo, però il viaggio è importante esattamente quanto lo studio, perché ti permette veramente di vivere delle situazioni cioè, che sono assolutamente diverse dalla tua, dei modi di vedere, dei modi di intendere la quotidianità che sono inimmaginabili. Quindi secondo me, cioè, quando sento le persone dire ma a me non piace viaggiare, mi dispiace sempre tantissimo. Cioè, mi dispiace tanto perché penso che ci si perda una cosa immensa e che nulla sia, cioè, nulla ti dia la stessa capacità di visione e di rapportarti a situazioni diverse come il viaggio. Sì, quindi poi ti permette anche di capire meglio il mondo, perché è difficile capire come funzionano le cose in determinate zone del mondo se tu non vai là, non ti sporchi le mani, non cerchi di capire com'è la situazione, cioè ti permette di capire proprio meglio il mondo e quello che succede. Cioè, quello che succede oggi, che ci sembra assurdo, se tu viaggi, ti informi, scopri, sei curioso, lo capisci molto meglio. Sì, è come se acquisissi una visione a 360 gradi del mondo che hai attorno. Sì, poi ti stimola proprio la curiosità. Cioè, ovviamente, a meno che tu un posto non lo viva a lungo, non è che puoi capirne tutto, eccetera, però stare lì, entrare a contatto con i local e tutto quanto ti permette di stimolare una curiosità che poi, se vuoi, approfondisci anche una volta che ritorni o se ritorni in quel paese ancora un'altra volta. Quindi sì, cioè, secondo me viaggiare, cioè, anche se a una persona così su due piedi l'idea di viaggiare non piace tanto, io consiglio invece sempre di mettersi alla prova e provarci. E viaggiare non vuol dire che devi andare in Australia o devi andare in Canada come abbiamo fatto noi. Cioè, ad esempio, io ho tanti amici che ad esempio non sono mai stati in Sud Italia. Cioè, il viaggiare è una dimensione, cioè, non soltanto vuol dire andare dall'altra parte del mondo, significa anche scoprire quello che hai attorno. Quindi sì, secondo me è proprio importante come approccio quello del viaggio. Sì. Ok, veramente fighissimo. Tra l'altro c'è una domanda per voi nella nostra chat da parte di Giancarlo, che è tipo la nostra groupie. Ciao Gian! Gian è stato anche un nostro ospite e ci chiede. Giancarlo scrive, avrei una domanda. Obiettivi e progetti futuri di Travel on Art? Allora, ne abbiamo parecchi per questo 2022. Allora, quello più grande, il primo obiettivo e progetto futuro, non possiamo in realtà rivelarlo perché è un po' top secret,
però riguarda i viaggi, l'arte, l'Italia, la street art e... È un progetto editoriale. È un progetto editoriale, quindi... però insomma che entro luglio racconteremo tutto. No, beh, speriamo prima. Sì, era, speriamo anche prima. Ah, quindi è proprio... Sì, 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 ci stiamo lavorando dalla fine dell'anno scorso e quindi è un progetto che ci sta prendendo ed è un sogno che realizziamo da quando siamo piccole. E poi abbiamo in progetto alcuni progetti, sì, è un po' brutto però, content creation, per ora tutti in Italia, perché comunque con l'estero stiamo, cioè da quando è arrivata la pandemia in realtà abbiamo fatto solo un progetto all'estero che è in Olanda, ad Eindhoven, e per il resto lavoriamo tanto in Italia, ma questo ci ha permesso di scoprire veramente l'Italia con occhi nuovi e quindi avremo dei progetti di content creation in diverse zone d'Italia da qua all'estate. E poi che altro? Beh, poi l'altro obiettivo che diciamo Travel and Art, diciamo nostro personale, è che se insomma se tutto fila, ma spero di sì, vabbè che adesso il mondo è strano, però tra settembre e ottobre ci vogliamo trasferire per qualche mese a Roma. Sì, finalmente. Non aspettavi altro. Sì, io sono qua che sto scalpitando. Sì, lei adora Roma in modo viscerale. Sì, cioè io proprio... Sì. È il mio posto del cuore. Comunque, e vi trasferite sempre per un progetto? No, lì ci trasferiamo proprio perché abbiamo bisogno di cambiare un po' aria. Figo. Sì, assolutamente. Comunque sì, diciamo che... Cioè, progetti, cioè obiettivi lavorativi sicuramente è di continuare con l'attività dello studio... insomma sperando che vada tutto bene, che non ci siano altri mega situazioni assurde nel mondo e continuare comunque ad ampliare sempre più il numero di progetti di content creation che facciamo con Travel and Art. Wow, Gianne, ti abbiamo risposto, facci un fischio. E comunque, cioè, complimenti, nel senso, quando ne parlate avete un'energia pazzesca. Cioè, fighissimo. Lo fate sembrare semplicissimo. Esatto, è quello. Cioè, grazie. Avete una specie di centrale nucleare in casa che vi dà energia all'infinito. Guarda, se tu mi vedessi alle 9:30 di una giornata tipo, non lo diresti. Però no, grazie, siete gentilissime, davvero. In realtà... facciamo veramente tante cose, però un po' per i due caratteri che abbiamo, un po' perché siamo un po' dei panzer quando ci prefiggiamo di fare le cose, però poi è proprio una cosa che ci piace, soprattutto poi tutto quello che riguarda il mondo travel and art, viaggi, eccetera, è proprio vero il famoso discorso, allora, non è vera la cosa che se una cosa ti piace non lavori un giorno della tua vita, quello no, perché lavoro ed è faticoso. Però lo fai con uno spirito che è proprio, è quello che ti porta magari alle 9 a dire vabbè dai, però la mi rispondo adesso, oppure dai, voglio progettare quest'altro viaggio. E poi, secondo me anche complice, i due anni da cui veniamo fuori, il momento storico che stiamo vivendo, cioè ci sentiamo veramente tanto fortunate, perché cioè, con tutto quello che sta succedendo nel mondo, la pandemia eccetera, il fatto che noi siamo due partite IVA fondamentalmente, quindi c'è cioè, l'insicurezza fatta persona, però c'è cioè, che il nostro lavoro abbia tenuto tenuto botta, il fatto che comunque abbiamo il lusso di poter viaggiare e lavorare viaggiando, cioè sono cose di cui dobbiamo essere molto molto grate. Assolutamente sì. Cioè, cose che comunque vi siete create da sole, quindi... Datevi una grande pacca sulla spalla. No, allora guarda, su questo grazie mille, perché ogni tanto diciamo vabbè, ma alla fine cos'è? Però è vero, cioè se ci giriamo e ci pensiamo, Travel and Art e Refactory prima di noi non esistevano, quindi questa è sicuramente una soddisfazione. Però allo stesso tempo c'è anche una buona dose rispetto a quello che è successo nell'ultimo periodo di fortuna che il nostro settore ha tenuto botta, perché è quello del digitale, anzi da un certo punto di vista si è ampliato. E quindi davvero, cioè anche quando magari hai il cliente che ti fa girare le scatole, quando magari hai il progetto che ti tiene sveglia fino a tardi perché ci sono 1018 puntini da mettere sulle i, cioè ci fermiamo, ci guardiamo e diciamo sì, uno, non stiamo salvando la vita a nessuno, quindi easy, due, cioè siamo persone molto fortunate in questo momento, quindi...
E noi vi facciamo l'in bocca al lupo. Grazie, e ragazzi. Mi avete creato una curiosità di questo progetto super segreto. Madonna. Ma guarda, speriamo di poter iniziare a raccontare qualcosa da maggio, dai. Ok. Ah, tra l'altro, per quanto riguarda maggio, avete esatto, per caso in caldo? Voilà, avete per caso in caldo quell'evento di cui ci parlavate? Oh, yes. Infatti era, ve lo volevamo dire, ovviamente prima di salutarci, allora sarà il 30 aprile, perché 29, 30 aprile, 1 maggio sarà il weekend di inaugurazione a Reggio Emilia del Festival di Fotografia Europea. E noi con lo studio siamo sede espositiva, anche se negli ultimi anni ovviamente situazione Covid non l'abbiamo fatto. Quest'anno torniamo con un evento che durerà sabato 30 dalle 11 di mattina più o meno fino a serata, che comprende una mostra sul tema urbanità. E poi ci sarà un market di creativi, ci sarà DJ set dalla mattina fino alla sera. Sì, ci sarà un evento di musica techno alla mattina. E probabilmente, se riusciamo, anche un live painting e qualche attività, diciamo, di performance live, aperitivo. Cioè, diciamo che al di là di tutto l'aspetto creativo, che è sicuramente importante perché ci teniamo a rendere Refactory uno spazio aperto, soprattutto per i giovani creativi local che meritano la giusta visibilità, e è proprio un evento che nasce per la voglia di rivedersi di persona, visto che in questi 2 anni fondamentalmente o ci si è visti attraverso uno schermo con delle mascherine. Quindi sarà un evento sia dentro allo studio, che è abbastanza grande, sia se il tempo regge all'aperto, e quindi è proprio un'occasione per stare insieme, chiacchierare, godersi un minimo di leggerezza, perché bere una birra, ce lo meritiamo tutti, e stare in compagnia. Ovviamente, ragazze, siete invitate, voi, fidanzati, fidanzate, tutti quelli che ci ascoltano, cani, gatti, insomma, tutti. No, ma infatti Gian in chat ci ha già scritto: fra, ci dobbiamo andare, sappilo. Ma Gian, io e Cri siamo praticamente già in macchina che scendiamo. Sì. Bravissime, bravissime. Ti possiamo prendere. Io ti aspetto venerdì sera, finito di lavorare, fuori dal mio ufficio, ok? Va bene. E poi partiamo. Passo a prenderti, partiamo. Andata. Ele, ovviamente. Io venerdì sera finisco di lavorare alle 8:30, lo sapete. Vabbè, quindi ma finisci di lavorare e partiamo, okay? Ok? Proprio così. Vabbè. Da giovani, vedi, quello facevo anch'io un tempo. Ci proviamo. Ma io ho detto sì solo perché se guida fra posso dormire. Certo che guido io. È ovvio, perché se si va in giro con fra non può guidare nessun altro. È l'Anastasia della situa, stupendo. Sì, sì, serve a tutti un'Anastasia o una Francesca nella vita. E vabbè, nulla, qua si sono fatte le 10. Sì, infatti, ragazzi, adesso si è fatta una certa proprio. Qua i grandi devono andare a dormire. Le anzianotte. Beh sì, il nostro piano a breve termine è andarci a lavare i denti e andare a dormire. Dopo sappiamo che è decisamente più entusiasmante. Vabbè, no, non tanto diverso da quello che faremo noi. No, esatto, esatto. Allora, io vorrei ringraziarvi tantissimo perché, cioè, è la seconda volta che vi sento e mi lasciate sempre una bellissima energia dopo. E non vedo l'ora che sia fine aprile, verremo sicuramente, non me ne frega niente. Io domani chiedo già il giorno lavoro. Alla grande. Allora, me lo vado a segnare. E quindi io vi ringrazio tantissimo, davvero. Ma guarda, grazie a voi perché ci ha fatto super piacere conoscervi e poi ci vediamo di persona. Esatto, avete un bel contatto e ci fa veramente molto piacere chiacchierare con voi in questo modo molto molto leggero, ma anche riflessivo comunque, quindi grazie, è veramente un piacere. Io ho svenuta. È stato bello. Ora ci diamo la buonanotte. Diamo la buonanotte a tutti, dai. Sì, salutiamo tutti. Nella grande casa blu. E ci godiamo un bel fuori onda. Buonanotte a tutti e grazie per averci seguito. Ciao. Buonanotte. Notte. Ciao. Prendilo fluido.